Che cos'è il circo? Il circo... che cos'è il circo per me? Il circo è un punto di vista, il circo è un punto di vista sul mondo, il circo è un modo di vedere le cose. Credo che non sia solo la forma estetica del circo, ma che il circo sia veramente un modo per guardare il mondo. Quello che succede nella vita, quello che succede sul palcoscenico, viene filtrato da diversi occhi, e a me interessa il punto di vista del circo su quello che è la vita, su quello che è in realtà tutto l'essere umano in generale. Mi interessa, penso che qualsiasi atto umano, qualsiasi atto dell'essere umano sia guardabile, filtrabile attraverso diverse forme d'arte, no? Che sia la danza, che sia il circo, che sia il teatro, che sia qualsiasi tipo di forma d'arte, anche plastica. E il circo non è né più né meno che una di queste forme. A me diverte di più, mi sembra bello, perché così è riverente e spesso parla di grandi problemi prendendoli in giro e non tanto trattandoli seriamente, trattandoli come dei problemi, ma più che altro ridendo sopra le manie delle persone e ridendo su tutte quelle che sono le vicende dell'essere umano, che siano tristi, felici, e mi piace questa leggerezza con cui si trattano gli argomenti grazie al circo. La creazione, anche lì secondo me non c'è mai un punto di vista oggettivo. Non so che cos'è il circo in generale, non so che cos'è la creazione in generale, parto da questo punto di vista. So che cos'è la creazione per me, è una parte fondamentale della creazione è il perdersi totalmente, il perdere ogni riferimento e di andare a ruota libera dentro un mondo. Nel mondo della creazione vanno capite le regole che dominano questo mondo, no? Proprio perché questo mondo sia interessante agli occhi del mondo esterno. Quindi quello che è interessante appunto della creazione è che tu entri con un'idea di fare uno spettacolo e quando la creazione è finita tu hai esattamente uno spettacolo che non potevi immaginare di avere quando hai iniziato. Questa è la parte divertente, è anche un mondo di fatiche, di litigi, di stress, di nervosismo, e comunque alla base di tutto questo ci sta immergersi completamente in un mondo che sia un po' a parte dal mondo normale, no? Che riscrive delle regole e le rimette in discussione. Poi ci sono creazioni, questa creazione per esempio è stata di 5 giorni. In 5 giorni è stata durissima perdersi e ritrovarsi, no? Perché poi alla fine comunque ti devi ritrovare per uscire agli occhi del mondo, e questa è stata più dura. Però penso che la cosa bella dell'inizio della creazione, dello svolgimento di una creazione, è di non avere certezze, su che cosa accadrà, e quindi scoprire questo nuovo mondo giorno per giorno esattamente come si fa con il mondo di fuori. Noi siamo convinti di conoscere il mondo che ci circonda, ma in realtà lo scopriamo giorno per giorno, non lo conosciamo per niente. Ma è così, succede quando stai in creazione, diventi qualcun altro e costruisci le tue regole. Perché questo spettacolo? Questa è la cosa più divertente.
Un po' perché in questo momento nel 2015 un po' l'essere umano in generale mi fa quasi paura in alcuni tratti, no? Vedo un mondo veramente compulsivo e di questo mondo mi andava di parlare, no? Vedo un mondo pieno di relazioni molto superficiale e poco di relazioni vere. Vedo tante persone veramente sole, anche se riescono a parlare con un sacco di persone ogni giorno. Questa era la prima cosa. E la seconda cosa è che mi piaceva appunto mettere in contrasto questa solitudine incredibile con il fatto di dover sempre essere comunque con delle altre persone. Per questo è nata l'idea di questo gruppo di persone che non può uscire dallo spazio dove si ritrova e che suo malgrado deve rimanere lì, ma sono persone che sono rimaste incastrate dentro questo mondo. Poi mi piaceva parlarne con ironia, con leggerezza. H24 era una constatazione sul fatto che siamo adesso dobbiamo essere disponibili al mondo 24 ore su 24 e che se non sei disponibile, se il tuo cellulare sta spento 24 ore devi giustificarti e questo era quello di cui volevo parlare. Abbiamo parlato con i ragazzi, abbiamo capito che questo poteva essere un territorio comune fra me e loro e abbiamo lavorato a fondo su questo. C'era una sorta di presa di presa in giro di questo continuo essere connessi a qualcuno o a qualcosa mi faceva ridere, insomma. Noi siamo dentro, io mi sento dentro questo meccanismo che non riesco a fermare. Immaginare il circo tra 20 anni non lo so immaginare. Penso che sia una delle forme d'arte che negli ultimi 20 anni è cresciuta di più. Ho visto delle cose del circo contemporaneo negli ultimi anni che mi hanno sorpreso. Mi piace un po' che il circo rimanga un po' anarchico, quindi un po' mi preoccupa tutto quello che è il sistema che si sta sovrapponendo al circo, il sistema che sta per venire assorbito chiaramente dal sistema culturale. È un po' come tutte le sottoculture, come erano appunto i graffiti negli anni Ottanta, che era una sottocultura e adesso è diventata arte. Mi preoccupa anche questo nel circo, no? Una sottocultura che diventa un'arte, ma un'arte che poi non risponde più alle sue regole, ma risponde alle regole del commercio, no? come un po' tutta la street art degli Stati Uniti sta diventando, ma anche qua in Europa. Allora questo mi preoccupa, perché le cose migliori sono nate nel circo, secondo me, dalle persone che si mettevano insieme senza niente, con pochissimi mezzi, e hanno creato delle cose, degli spettacoli incredibili. Allora, un po' questo mi fa pensare che possa chiudersi un po' questo ciclo, entrando in un sistema così strutturato, anche se poi il sistema strutturato è sicuramente utile. Però mi immagino che nei prossimi 20 anni, fra 20 anni, quando vedremo uno spettacolo di circo, quasi non lo riconosceremo forse più. Questo penso, no? Non lo riconosceremo più come circo, come da persone del 2015, nel 2040 forse non lo riconosceremo più come circo, e come le persone di 20 anni fa farebbero fatica a riconoscere il nostro come circo. Ma lo vedo un territorio in espansione, un territorio dove, ecco, quello che mi sembra un iceberg, no? Mi sembra che la parte che vediamo del circo adesso sia nettamente inferiore alle reali possibilità che il circo ci sta dando e che solo adesso
che solo adesso cominciamo pienamente a sviluppare. E basta, mi sembra tutto. Non vedo cose in più nel futuro, o non sono capace di vederle. Andava bene, sono stato bravo.